Distruggiamo il loro accampamento. Predecessori si divertivano di più. Il cristianesimo dà un eccessivo valore alla vita umana. Però i cristiani bisogna tenerseli buoni. Gavigno, scriverai nella tua storia di Roma che Valentiniano III concedeva sempre la... beh, quasi sempre la grazia. Voglio passare ai posteri come Valentiniano il Clemente. Certo, Cesare. Barrone! Sì, Cesare. Siamo ben lontani da quanto mi avevi promesso. È uno spettacolo mediocre, poco sangue. Non hai che da attendere, Cesare, e vedrai tu stesso. Tra poco entreranno nell'arena i 6 gladiatori invincibili, gli idoli di Roma. Vedrai, ne sarai entusiasta anche tu. Me lo auguro. E allora? È per questa notte? Sì, Cesare. All'ora quarta i condannati saranno portati al campo boario per l'esecuzione. Avrei preferito che la cosa fosse pubblica. Non è il caso, Cesare. Il popolo parteggia per loro. Esporremo i loro cadaveri dopo l'esecuzione. E quale sarà la loro morte? Come tu preferisci, Cesare. Possiamo strangolarli, decapitarli, oppure crocifiggerli. No. Crocifissi no. Gladiatori invincibili.
lieta notizia! Il generale Ezio mi comunica di aver sconfitto il barbaro Genserico! Il generale Ezio mi comunica anche di essere sul punto di giungere a Roma! Prepariamoci ad accogliere degnamente il suo ritorno! Popolo freme di entusiasmo e ci acclama. Chi acclama? Acclama te o Ezio? Beh, è la stessa cosa. Ezio è un mio generale. La sua vittoria è anche la mia. Sarà difficile che al momento opportuno Ezio sappia fare una simile distinzione. Non ti capisco, Calpurnia. L'entusiasmo del popolo dà la testa, Valentiniano. E sono certa che in questo momento Ezio ne è inebriato. Se così fosse, l'imperatore sono io. Non è la prima volta che un generale, forte del favore della folla e sicuro dell'appoggio dei suoi soldati, si fa proclamare imperatore. Anche voi credete che... Dimmi perché, altrimenti sarebbe tornato a Roma. Genserico è stato battuto, ma non ricacciato in mare. Le sue orde sono tuttora in Italia. Il posto di Ezio non è qui, ma con le sue truppe. È tornato per assaggiare il grado di popolarità di cui gode, per poi prendere le sue decisioni. Quello che dite è ingiusto. Ezio è sempre stato un leale servitore di Roma. E molto ha dato alla patria. Perfino suo figlio Fabio scomparso in battaglia. Oh, saggio Callisto, è strano che un uomo con la tua esperienza ancora non conosca i desideri e le ambizioni che vegetano nell'animo umano. Ricordati le parole di Ezio ai campi catalaunici dopo la sua vittoria su Attila. Disse: il mondo ricorderà un giorno che io solo ho salvato l'impero. Mi sembra che queste parole nascondano una grande ambizione, no? O l'affermazione di un'assoluta verità. Pace, pace. Noi non saremo da meno del popolo e accoglieremo Ezio come si conviene a un simile eroe. Poi gli ordineremo di ritornare immediatamente sul posto di combattimento. Affianca il popolo nei suoi desideri e potrai poi dominarlo. Gavinio, ricorda di citare questa mia massima. Voglio passare ai posteri come Valentiniano il politico. Certo, Cesare. Padre, il generale Ezio si sta avvicinando. Anche mia figlia si è lasciata prendere dall'entusiasmo generale. Il popolo l'accompagna. È un grande giorno per Roma. Sì, certo. È un grande evento per il mio impero. Cesare, permetti che i miei soldati depongano ai tuoi piedi le insegne strappate ai barbari. E tu, che ti accolga tra le mie braccia, mio valoroso. Tutte le insegne barbare sarebbero qui
e Genserico sarebbe stato ricacciato in mare se noi avessimo avuto l'appoggio che aspettavamo. Gavinio. Comanda, Cesare. Scriverai nella tua storia di Roma che sotto l'impero di Valentiniano le aquile romane hanno avuto ragione della forza bruta del bisonte barbaro. Ezio, tu stavi dicendo qualcosa. Su, su, confidati col tuo imperatore. Non ho potuto sfruttare la vittoria. Cesare, i miei soldati avevano fame e i rifornimenti che dovevano arrivare non sono mai arrivati. Farò un'inchiesta. I colpevoli devono essere puniti. Pisone va a sentire quello che dicono. Conosco l'imperatore, è facilmente influenzabile. Potrebbe voler sapere cose che meglio non sappia mai. Già. Sta a te convincerlo. Ricorda che la vittoria di Ezio non può essere che effimera e che un giorno Genserico sarà il padrone di Roma. Pisone! Sì, Cesare. Come mai il convoglio di bestiame e viveri destinato al generale Ezio non è mai giunto a destinazione? Con i miei occhi l'ho visto partire. Ma poi una bufera di vento e di neve lo ha disperso e i predoni hanno fatto il resto. Io so che Genserico è stato ampiamente rifornito. Forse con le tue stesse vettovaglie che erano destinate a me. Te l'ho già detto, Ezio. I predoni, gente senza patria, gente che vende al maggior offerente. Che questo non accada mai più. Il prossimo convoglio sarà scortato dai miei pretoriani. Vieni, vieni, voglio che il popolo ti veda e ti acclami al mio fianco. Non fate festa? Bevo, ma non voglio brindare. Stanotte si beve solo alla salute di Ezio, di Roma e della sua vittoria sui barbari. E chi non beve l'avrà a che fare con me. Perché vuoi farci paura? Caschi male perché non sai chi sono. Io non ho paura di nessuno. Sono i gladiatori invincibili. L'invincibile c'è solo Ezio. Il vincitore di Genserico li ha inchiodati. Non faranno più un passo verso Roma. Certo, se lo dici tu. Non illudetevi che una sconfitta possa scoraggiare Genserico. Ezio non butterà in mare, ve lo dico io. Se in guerra contasse solo il valore di un generale e quello dei suoi soldati, questo sarebbe già accaduto da un pezzo. Ma voi che combattete e fate il vostro dovere con coraggio, non potete sapere quello che tramano a Roma tanti intriganti. I pretoriani sono dei prepotenti. È giusto che i romani siano orgogliosi di voi. Noi vi dobbiamo la nostra stima e la nostra riconoscenza. Oste, porta da bere a tutti i soldati di Ezio che onorano la tua taverna. Bravo! Offrono i gladiatori di Ardenzio. Bravo! Mi sei simpatico, gladiatore. Evviva! Evviva! Viva Ezio! Evviva! Viva il vincitore dei barbari! Evviva l'invincibile! Arriva il mio! Hai saputo quando? All'ora quarta. Accidenti. Non c'è molto tempo. No, non avete un minuto da perdere. Dov'è? L'esecuzione al campo Boario. Ma se fossi in voi agirei prima all'uscita del carcere. I pretoriani. È meglio andarsene. Sì, sì, andiamo. Andiamo. Svelti, ragazzi. Andate a gloriarvi da qualche altra parte. Non ci pensiamo nemmeno. Fate posto ai guerrieri. Che intendi dire? Che voi siete i migliori soldati di Roma. È giusto che gli altri vi debbano rispetto. E tu non la pensi così, vero? Imbecille. Peccato che l'imperatore non incarichi voi di annientare le orde di Genserico. Già, la guerra finirebbe in una settimana. Il nostro compito è di proteggere l'imperatore, ricordatelo. E di fare prepotenze quando capita. Arrestatelo! Che sta succedendo? Non ci vuole. Tu sparisci.
Vieni! Tocca! Aspetta qui! Fabio! Dove sei, Fabio? Eccomi, Ardenzio! Ehi! Fatti vedere! E adesso giurami che sei proprio tu! Certo che sono io, in carne ed ossa, Ardenzio! Miracolo che i barbari non ti abbiano ucciso! Ero talmente insanguinato quando mi presero che i maledetti non videro le distinzioni del mio grado. Ma come ti sei liberato? È stato merito di mio padre. La sua vittoria ha portato un tale scompiglio fra i barbari che io ne ho approfittato. Ardenzio, eccoli! È il figlio del generale Ezio! Ave! Ave! La prima cosa che ho visto entrando in città è stata la vostra rissa con i pretoriani. Non è uno spettacolo insolito a Roma. Quello che mi sorprende è che vi partecipi un vecchio soldato come te. I pretoriani non sono soldati, ma sgherri. Certo. E la cricca imperiale se ne serve per commettere ogni sorta di prepotenze. Le cose sono cambiate a Roma, Fabio. Cambiate in peggio. Tu manchi da 4 anni e non sai. E tu? Parlami di te piuttosto. Che cosa fai oltre ad azzuffarti nelle taverne? Beh, la stessa cosa, in un certo senso. Combatto nell'arena, ecco. Gladiatore. Tu. E anche noi, siamo abbastanza famosi a Roma. Ci chiamano i gladiatori invincibili. Ma tu eri un soldato. Anche loro. E tutti noi abbiamo subito la sorte che Roma riserva ai soldati. Spiegati, Ardenzio, che vuoi dire? Vedi, ti danno un pezzo di terra da coltivare. Te lo regalano. E poi ti seppelliscono di tasse. E per pagare le tasse non resta che vendere se stessi. Ecco perché ci siamo fatti gladiatori. Così c'è molto scontento fra i reduci. Sì, Fabio. Scontento e amarezza. E quello che ti abbiamo detto è solo una delle tante altre cose. Continua. Un'altra volta. Ora è tardi e tu sarai certamente impaziente di riabbracciare tuo padre. Possiamo fare la strada insieme? No, non possiamo. Perché no? Per passare dalla tua villa dovremmo allungare troppo. Come vuoi. Quando vorrai rivedermi, vieni al circo. Domanda dalla palestra di Caio Quintilio. Te la indicheranno tutti. Verrò a trovarti molto presto. T'aspetto, salute! Voi due là, tu qui e tu con me.
Sono il figlio del generale Ezio. E io il re dei barbari, muoviti! Non sono d'accordo con te. Il tuo contegno ha turbato la gioia di averti rivisto. Mai avrei immaginato di ritrovarti nel fondo di un carcere accusato di aperta ribellione contro gli ordini dell'imperatore. La mia non è stata una ribellione, ho semplicemente tentato di impedire un atto di ingiustizia. Quegli uomini erano innocenti. Non sta a te giudicare. Quegli uomini erano stati condannati secondo le leggi dello Stato. Per aver difeso disperatamente i loro beni, il pane delle loro famiglie. Sono stato chiuso in carcere questa notte prima che tu mi liberassi. Era pieno di gente in attesa di essere condannata secondo quelle che tu chiami le leggi dello Stato. Ti proibisco di parlare così in mia presenza. Noi siamo dei soldati. E i soldati devono ubbidire, non giudicare. Ho parlato all'imperatore e ho ottenuto che tu sia riammesso nell'esercito, reintegrato con il tuo grado. Tra qualche giorno partirai con me. Partire con te? Non mi sembri molto entusiasta. Il tuo valore e le tue vittorie sono completamente inutili. A trarne vantaggio non è il popolo, non sono quei soldati che combattono con te per difendere l'impero. Mi sono bastate poche ore per comprendere tutta la verità. Generale, è giunto dal campo il messo col rapporto quotidiano. Vengo subito. Mi auguro che tu rifletta prima di prendere una decisione. Ricordati che noi siamo dei soldati. E soldato vuol dire prima di tutto uomo d'onore. Fabio! Gaviglia, che piacere! Ho saputo del tuo ritorno a corte e ardevo dal desiderio di rivederti. L'imperatore è furente con te. Pare che si riservasse in privato lo spettacolo di veder morire quei due. E la cosa ti diverte? No. Mi diverte il fatto che le sue aspettative siano andate deluse. Lo irridi, ma a quanto ho saputo lo servi. Spesso laggiù nel campo barbaro il mio pensiero è andato alla nostra giovinezza, ai nostri sogni. Ricordo il poema che avevi in animo di scrivere. Era un inno all'amore. Le poesie non danno pane oggi. Viviamo in tempi duri, in cui la lotta è più necessaria della meditazione. E tu lotti adulando Valentiniano. Sei aspro con me, Fabio. Scusami, ma da quando sono tornato ho una tempesta nel cuore. Ho l'impressione che ci sia qualcosa che non va. Un senso di sfacelo, di corruzione che rende inutili tutti gli sforzi dei soldati. Ne ho parlato con mio padre, ma tu lo conosci bene. Lui ha le sue idee. Allora questa notte quello che hai fatto, l'hai fatto coscientemente? Non era una delle tue solite ragazzate che ti hanno reso famoso in tutta Roma quando ti rifugiavi all'improvviso in casa mia? Non lo so. Ho avuto l'istinto di agire. È stato un impulso più forte di me. Forse ho sbagliato. No, eri nel giusto. Lo sfacelo, l'incuria, la corruzione sono in atto. Esse partono dall'alto, dal Palatino, dal Palazzo dei Cesari. Ascolta. No, no, no. Lasciami dire. Mi hai accusato poco fa di opportunismo. Ed è giusto che tu sappia come stanno le cose. Valentiniano, inetto e debole, è completamente soggiogato da Calpurnia e dai suoi complici. Per loro non esiste che il proprio interesse, anche se questo va a danno del popolo e dei soldati che combattono. E come puoi tu vivere in una corte simile? A questo risponderò dopo. Abbiamo una religione che, come sai, predica l'austerità, il sacrificio. Ufficialmente siamo cristiani, ma in realtà siamo ancora dei pagani. E te ne accorgerai questa sera se verrai alla festa data in onore di tuo padre. Unica luce in tanto buio è Priscilla, la figlia di Valentiniano. In lei la bontà è simile alla bellezza. Ma l'imperatore non l'ama, forse perché rappresenta per lui il rimorso di come ha trattato sua madre. Questo però non giustifica la tua presenza a corte. Chiunque è autorizzato a pensare che anche tu trovi un vantaggio da tanta corruzione. A questo potrai avere una risposta se vorrai venire con me domani. Dove? Dove i fatti contano più delle parole. Vieni. Thank you.
L'esercito giunto dal campo ha portato purtroppo cattive notizie. Cesare, i rinforzi che Genserico aspettava dall'Africa sono sbarcati 3 giorni fa a Napoli e sono in marcia verso il campo nemico per raggiungere il loro capo. E di che temi? Sono sicuro che il tuo valore e quello dei tuoi soldati avranno ragione ancora una volta del barbaro, eh? Guarda, Ezio, guarda che grazia. Sono tutte greche. Mi è costato un occhio farle venire, ma d'altronde non ci sono che i greci che capiscono intimamente il significato della danza. I miei soldati sono stanchi, i viveri scarseggiano, mi avevi promesso dei rinforzi. E avrai gli uni e gli altri, ma adesso lasciami godere il mio spettacolo. E tu smetti quella faccia truce, potrebbero pensare che tra noi è sorto un dissidio che in realtà non esiste. Guarda, che morbidezza. Che morbidezza. Anche qui il generale non disarma. Mi meraviglio come l'imperatore non gli abbia imposto di partire. Cerca di tenerlo buono con delle promesse. Gli ha detto che la terza legione, al comando di Lucio Gabrio, è in marcia dalla Pannonia verso Roma per unirsi a lui. Lucio Gabrio? Ma è un integerrimo, un caratteraccio più di Ezio. Non temere, Crasso. Ho già dissuaso Valentiniano dal farlo. Ecco mio figlio Fabio. Salve Cesare. Cesare, io volevo intercedere per mio figlio. Livia, chi è quel giovane che parla con mio padre? È Fabio, il figlio del generale Ezio, quello che è riuscito a liberare i condannati. Sì. Ad ogni modo, Cesare, ti assicuro che ogni mia azione futura sarà solo a vantaggio tuo e dell'impero. Vieni, ti presento Priscilla. Eccoti accontentato. Perché accontentato? Perché il mio amico Gavinio mi ha talmente parlato di te che ero ansioso di conoscerti. Non ti nascondo che anch'io ero curiosa di conoscerti. Il tuo gesto coraggioso ha suscitato molti commenti a corte. Commenti favorevoli o contrari? L'uno e l'altro, a seconda delle opinioni. A me interessa sapere soprattutto ciò che pensi tu. Perché ti sei allontanata, Priscilla? Perché detesto gli spettacoli di inutile violenza. Perché quei poveri esseri che sono stati strappati dalla loro terra per venire qui a divertire mio padre e la sua corte mi fanno pietà. No!
A che serve essere la figlia dell'imperatore se non si possono evitare tante infamie, tante ingiustizie? Ognuno ha il proprio destino, Priscilla. Sì, ma quando passo per le strade e vedo quelle umili donne che si inchinano al mio passaggio, io le invidio. E se non lo sanno, ma vorrei essere una di loro, con i loro problemi, con le loro speranze, ma anche con le loro piccole felicità. Capisco quello che provi e sono commosso nel sentirti parlare così. Grazie, Fabio. È la prima volta che apro il mio cuore con qualcuno. Ed è strano che lo faccia proprio con te, che ho conosciuto soltanto questa sera. Spesso è più facile parlare con uno sconosciuto e che questo sconosciuto ti comprenda, Priscilla. Grazie, Ardenzio. Hai fatto molto per noi. Non ti preoccupare, Ottavio. Stai tranquillo che non dimenticheremo mai che ci hai salvato la vita. Mi siete amici, mi basta. Ardenzio, sta arrivando Gavinio. Beh, mi fa piacere ma rivederlo. Ma c'è con lui anche Fabio, il figlio del generale Ezio. È impazzito. Gavinio si fida troppo. Salve, Ardenzio. Perché l'hai condotto qui? Innanzitutto perché possiate ringraziarlo. Erano male intenzionati i pretoriani ai quali Fabio ha sbarrato la strada. Sei stato tu. Tu hai rischiato la vita no, per salvare... No, non ho rischiato niente. Sono il figlio del generale Ezio, così quello che ho fatto è sembrato solo una bravata. Lascia che ti ringrazi, Fabio. Si sarebbe messa molto male per noi senza il tuo intervento. Non è il caso di parlarne, Ardenzio. In quanto a te, Gavinio, ho giudicato troppo in fretta. Ti chiedo scusa, amico mio. Una cosa giusta l'hai detta. Dalla mia posizione a corte io traggo grandi vantaggi. Vedo il marcio da vicino, fin dall'inizio. E inoltre ho modo di attingere notizie importantissime per Ardenzio. È una congiura la vostra? No, congiura. È una parola troppo grossa per quel poco che facciamo. Per quei due galantuomini che Ardenzio ha strappato al carnefice, troppi altri languono nelle prigioni e non conoscono la loro sorte. E questi sacchi di grano non basteranno a saziare tutti gli affamati di Roma. Comunque, se riusciamo a sfamare qualcuno è già molto. E dove prendete il grano? Dove capita. Abbiamo mani e armi per prenderlo dove ce n'è, nei magazzini dei ricchi, nei loro ben forniti granai. Il rischio è sproporzionato ai risultati. La vostra azione è coraggiosa, Ardenzio, ma quali frutti potrà dare? Quelli che dà. Noi non pretendiamo di risolvere tutti i mali di Roma. E questo è il vostro sbaglio, Ardenzio. Io ve lo dico da tanto tempo, la mala pianta non si estirpa tagliando i rametti. Bisogna attaccarla alla radice, Gavinio, lo so. Ma tu mi proponi dei compiti da generale ed io non ero che un decurione quando ero nella legione. Tu, Fabio, tu sei un comandante molto più capace e più esperto di me. E sei anche più valoroso di tutti noi. Ardenzio ha ragione. Tu sei l'uomo che ci vuole per noi. Io sono un soldato. Il mio dovere è di tornare a combattere. E noi ti chiediamo di combattere. I legionari di tuo padre difendono Roma offrendo i loro petti, ma devono essere protetti alle spalle. I peggiori nemici di Roma sono qui, Fabio, sono a Roma. Sono alla corte di Valentiniano. Conto di rivederti a Roma ben presto, Ezio, e trionfatore sul Barbaro. Dipende dai rifornimenti, Cesare. Non ti mancherà niente, Crasso e Pisone hanno a cuore la sorte del tuo esercito. Sì, mi hai ingannata. In questi giorni mi sei stato accanto ed ero felice. Credevo di avere trovato qualcuno che mi comprendesse. Qualcuno che avesse i miei stessi pensieri, le mie stesse speranze. Invece al momento di agire il risultato è che tuo padre parte. E tu resti. Priscilla, ti prego. Non credo che tu abbia altro da dirmi. Comunque preferisco non vederti più.
guarda come mi hanno ridotto. Ci hanno assaliti, ti dico. Saranno stati 50 a cavallo. Non capisco. È assurdo. È assurdo che Crasso e Pisone abbiano fatto scortare i rifornimenti dai loro schiavi. È pazzesco non chiedere una scorta militare per un'impresa di così vitale importanza per l'esercito. Ma signore, e noi eravamo convinti di viaggiare nelle retrovie romane. Se dici la verità, allora i barbari sarebbero passati alle nostre spalle. Signore, io sono un umile schiavo. Non capisco niente di queste cose. Io non ho colpa. Tu no, ma i tuoi padroni sì. Pensi a un tradimento, Ezio. Una sola cosa è certa. Noi abbiamo viveri ancora per qualche giorno. E il malcontento già serpeggia fra le nostre file. Generale! Che succede? Segnalano dalla palizzata una colonna di carri. Aprite la porta! Fate presto! La nostra pattuglia ha incrociato una colonna di rifornimenti. Manda qui la scorta, voglio sapere qualcosa su Roma. Non c'è scorta. Come non c'è scorta? C'erano alcuni uomini. Quando la nostra pattuglia si è avvicinata, hanno voltato i cavalli e sono fuggiti. Non ha importanza. Le vettovaglie sono già arrivate. Un momento. Prima di distribuire i viveri ai soldati, diamoli ai cani. Non capisco. I barbari conoscono molto bene i veleni. E qui tutto è molto strano. Come mai qui? Ho cercato di te a palazzo e ho saputo che ogni giorno vieni qui. Ti ho raggiunta perché devo parlarti. Non vedo che cosa tu debba dirmi. L'altro giorno non ho mai dato il tempo di spiegarmi. Tutto posso sopportare tranne il tuo disprezzo. Ora ti scongiuro di ascoltarmi, Priscilla. E davanti alla croce di Cristo ti giuro che quello che ti dirò è la verità. Parla. Lasciaci soli. Nessuno, credimi, Calpurnia, nessuno conosceva la strada presa dal convoglio. È stato un tradimento. Come giustificherete con Genserico il mancato arrivo dei rifornimenti? Che cosa gli direte per placare la sua collera? Credo che potremmo trarre vantaggio dalla situazione. Ezio è un generale capace, ha sconfitto Attila. Perché non potrebbe far lo stesso con Genserico? Noi potremmo metterci dalla sua parte e fargli notare che parte della sua vittoria è merito nostro. Non hai che un merito, Crasso, quello d'essere l'uomo più ricco di Roma, ma il tuo cume politico non è certo pari alla tua ricchezza. Ezio non è valentiniano. Non è facile fargli credere quello che non è. Tornando a Roma vittorioso, sarebbe l'idolo del popolo. E il popolo gli chiederebbe per prima cosa le nostre teste. Sapete che non posso passare per le strade di Roma se non con una scorta di pretoriani. E che nonostante questo, il popolaccio lancia contro di me grida sediziose. E poi? Che può sperare, Ezio? La vittoria su Attila? Ma quella fu ottenuta in campo aperto. Ora invece egli è chiuso in una piccola fortezza espugnata la quale la strada per Roma è aperta. E Genserico ha troppe forze per rinunciare al suo intento. Allora non ci resta che fuggire per salvare il salvabile. Sei troppo incline alla resa, Crasso Agrippa. Io non sono disposta a rinunciare al potere. Ascoltate. Voi andrete al campo di Genserico. Non temete. Io vi metterò in condizioni di offrire Roma a Genserico
su un piatto d'argento. Non venire oltre, Fabio. Non voglio che ti vedano con me. Mi hai perdonata? Non ho nulla da perdonarti. Tu non sapevi. E poi, io ti amo. Genserico, Genserico! Lasciami in pace! Due romani sono stati catturati dai nostri, a 2 miglia da qui. Dicono che sono tuoi amici. Eh? Io non ho mai avuto amici fra i romani. Bene, allora. Li legheremo alla coda di 2 cavalli e via al galoppo! Sì, e così divertiremo le nostre donne e i nostri bambini. Salve, Genserico. Ave. Ah, siete voi i miei amici. Questo mio guerriero pensava una bella fine per voi, una fine che meritate. Fareste uccidere i tuoi migliori amici? Mi avete ingannato e tradito! No. Non è vero. I tuoi uomini avevano già preso in consegna i carriaggi quando furono attaccati. Che colpa ne abbiamo noi se non hanno saputo difendervi? Chi organizzò l'agguato? Voglio sapere per chi hanno agito quegli uomini. Ma per Ezio, evidentemente, visto che i carriaggi li hanno portati a lui. Ma per il momento ti basti considerare questo episodio come un sintomo della vitalità di Roma e non sottovalutarlo. E intendi dire? Che tu sei a pochi giorni di marcia da Roma, così vicino che ti sembra quasi di esserci già entrato, di averla saccheggiata e incendiata. Ma tu non sai quanti altri prima di te hanno accarezzato lo stesso sogno. Tu stai cercando di intimorirmi. Perché lo fai? Qual è il tuo gioco? Il tuo, Genserico. Il tuo. Con una sola differenza, che tu non hai paura, mentre noi due... Sì. Tu hai di fronte un esercito logorato da una lunga campagna, quasi affamato. Eppure, pochi giorni fa, Ezio ha saputo infliggerti una sconfitta. Io? Tu devi considerare che il nostro peggior nemico è il popolo romano. L'energia che esso ha saputo trovare in se stesso ogni volta, in momenti più difficili e disperati. Questa volta non basterà! Lo credi tu? Ti sei mai chiesto come ha potuto Roma dominare il mondo e creare un impero così vasto e potente? Perché voi eravate i più forti! No, non per questo. Roma ebbe l'impero da quei generali che erano altrettanto abili nella politica quanto nella strategia. Essi hanno saputo vincere la pace dopo aver vinto la guerra. Sconfiggere un popolo non è la stessa cosa che conquistarlo. È il diritto ciò che dà la forza. Non credere di confondermi con i tuoi discorsi contorti. Io ho capito benissimo questo. Ah, sì? E allora dimmi, che cos'è che crea il diritto? Cos'è? Cos'è? È l'abilità dei politici. Vuoi un utile esempio? Tu hai un figlio maschio, Vilfredo. L'imperatore Valentiniano non ha avuto la tua stessa fortuna. La sua unica erede è una femmina, Priscilla. Ma chi sposerà Priscilla avrà il diritto di sedersi sul trono dell'impero di Roma alla morte di Valentiniano. Imperatore? Imperatore di Roma. Già, Cesare. E alle violenze e alle barbarie della guerra, Valentiniano III sostituì l'azione politica, anche se questa lo colpiva nei suoi più intimi sentimenti. Hai scritto, Gavinio? Sì, ma scusa, mi è... Oh, scusa, eh?
Mi è poco chiaro il tuo concetto. Quali sono gli intimi sentimenti nei quali ti senti colpito? Vorrei potertelo dire, Gavinio, ma è ancora un segreto di Stato. Del resto sta in te intuire. L'occhio dello storico deve saper leggere tra le pieghe degli avvenimenti e interpretarne i più oscuri meandri. Dall'onore offeso di Lucrezia scatta la rivolta di Bruto e Collatino, dalle parole della madre il sacrificio di Coriolano. E vai pure, Gavinio, svolgi in bella prosa i concetti che ti ho esposti e stasera mi leggerai quello che hai scritto. Spero che non lo avrai reso partecipe dei nostri progetti. Ma che dici? Guai se tua figlia Priscilla sospettasse qualcosa. Mi hai fatto chiamare, padre? Sì. Questi signori vogliono regalarti una corona. Una corona? Non capisco. Vogliono incoronarti imperatore di Roma. Ci offrono la corona di Roma, ora che abbiamo vinto. Ma credono di cavarsela così. Taci! Ecco chi non ha cervello. Noi entreremo in Roma quando vorrò io e la metteremo a sacco. Demoliremo le sue mura. La distruggeremo. Ma che cosa ci darà tutto questo? Un bottino mai visto, padre. Già, ma il diritto? Il diritto. Tu lo sai cos'è il diritto? Beh, lasciamo andare. L'impero di Roma conta molto di più. È grano che viene dalle sue ricche province, oro e argento. È il dominio del mondo. E acquisteremo. E tu acquisterai. Io imperatore di Roma? Tu! Tu sarai Cesare, come dicono loro. Il padrone di tutto. Che cosa ci chiedono in cambio? Niente. Io non vengo a patti. Tu sarai di diritto l'imperatore di Roma, perché io ti farò sposare la figlia di Valentiniano. Lui non ha figli maschi. Alla sua morte il trono spetterà a te. E penso che Valentiniano, dopo il tuo matrimonio, morirà presto. È bella? È un angelo di bellezza. Che te ne importa? Quando ti sarà venuta a noia, la ripudierai, come ho fatto io con tua madre. Ma come si fa abitualmente anche da noi. Ma del resto, se tu vuoi vederla, ciò è possibile. Sono sicuro che verrà. Abbiamo la parola di Genserico. Ma c'è un pericolo in tutto questo. Se per caso accadrà qualcosa a Vilfredo. No, non temere. Ho fatto allontanare anche i pretoriani e nessuno conosce i nostri progetti. Ah, bene, bene. Eccolo. Questo è il vostro tempio? Ben altra cosa, erano i templi di Roma. Sì, quando si adoravano i falsi dei. Cristo ha introdotto in Roma il culto dell'umiltà, la virtù e la ricchezza dei cristiani. La vostra è la religione delle talpe. Qui si riunivano i primi adepti quando questo culto era proibito in Roma. Ora, in omaggio a quei martiri, si conserva la tradizione di officiare in queste spelonche. Il sangue dei nostri martiri illumina della luce di Dio questo luogo santo. E quella fra le due ancelle, vicino all'officiante, quella con il velo azzurro. Questi tempi, a quei tempi, giorni tristi e luttuosi si preparano ancora per tutti noi. Le distruzioni e le stragi si abbatteranno su Roma. Se il valore dell'intrepido Ezio e delle sue legioni non riusciranno a contrastare il passo ai barbari, saremo scacciati dalle nostre case, dispersi per le campagne, oltraggiati, molti di noi trucidati, ma quando ci avranno tolto tutto, anche la vita, non avremo perduto nulla se il Signore sarà con noi. Finché la luce di Dio brillerà nei nostri cuori, non scenderanno mai le tenebre per noi, nemmeno quando la notte è più profonda.
E ora, fratelli, preghiamo. Pater nostro, qui è sinceri. Nascondete le armi, potrebbero riconoscerci. Ardenzio! Fulvio! Lucio! Gavinio! Che c'è? Se Dio ci assiste, amici, Roma è salva. Perlomeno avremo una grossa carta da giocare. Sì, certo, costringeremo Genserico a trattare con noi se riusciremo a catturare Vilfredo. Catturare Vilfredo? Come? Nel campo dei barbari? No, ha commesso lui l'imprudenza di venire a Roma, capite? E alle catacombe di San Callisto. Presto, ai cavalli! No, non voglio! Lasciatemi! Non voglio! Lasciatela! Sono Vilfredo, figlio di Genserico. Questa fanciulla è mia. Ho la parola di suo padre. No, non è vero, mente! Spiegatele che Vilfredo non mente. È per il bene di Roma, Priscilla. Questo matrimonio è come un pegno di pace. Tuo padre te ne avrebbe parlato. È lui che ha deciso. No, non è possibile. È per la salvezza di Roma, credimi. Qualunque cosa abbia deciso Valentiniano, voi tutti dimenticate che Priscilla è cristiana. Tu, barbaro, dovresti abbracciare la religione di Cristo. Lo farà, se non è che questo. Tu stesso gli darai il battesimo. Certo, perché tu credi che tutto consista nel ricevere un po' d'acqua sul capo. No, Grasso, è la grazia di Dio che dovrà prima scendere nel suo cuore. Basta! Un solo pegno d'onore conosco io. La mia spada! E questo valga anche per Valentiniano. Ditegli che Vilfredo ha giurato. Starà ai patti. Sposerà sua figlia. Portatela via. Pater noster, qui è sinceris. Santificetur nomen tuum. Adveniat regnum tuum. Deve essere completamente impazzito. Impazzito? Cosa diremo a Calpurnia? Ma quello che è accaduto? Del resto poi Vilfredo non ha affatto guastato i nostri piani. Anzi, ha anticipato i tempi. Ma allora dobbiamo raggiungere presto il campo di Genserico. Giusto. Per trarre un utile dal merito che ci siamo creati. Già. Non facciamoci vedere, vieni. È il Signore che vi manda, siate benedetti. Che succede? Vilfredo ha rapito Priscilla. È venuto con un gruppo di barbari sotto false spoglie. Gli taglieremo la strada passando per le colline. Vieni, Fabio. Thank you.
tu avresti cervello. Tu, i tuoi patti, le intese con Roma, la corona dell'impero romano. Ma sai a che serve tutto ciò? A tenerci fermi. Di vero c'è soltanto questo. I romani combattono con l'astuzia quando con le armi sono i più deboli. Ma non ti basta quello che è successo. Deciditi! Ordina di attaccare! Che cosa aspettiamo ancora? Sono qui, Genserico, tutti e due. Falli entrare. Che intenzioni hai? Daremo a quei due il premio che si meritano. Salve, Genserico. Salve. Come vedi, dobbiamo riconoscere che l'impulsività dei giovani a volte è più fattiva della prudenza degli anziani. Tuo figlio ha evitato le lungaggini abituali di questi negoziati. Valentiniano ha firmato il contratto di nozze secondo i nostri piani. I vostri piani. E ora vi attenderete la ricompensa che vi spetta. Noi non chiediamo onori. A noi basta rimanere al tuo fianco. Per sempre? Per sempre. Accontentiamoli. Grazie. Accontentateli! Oh! Ah! E ora, a Roma! Thank you.
Bisogna mandare un messo a Roma. È la fine. La fine. Ritiriamoci al Castrum per l'ultima difesa. Mostrarti degno del tuo rango. Scendi nelle piazze. Rincuoralo. Mettiti alla testa del tuo popolo. Solo così potrai passare degnamente alla storia. Alpurnia è fuggita portando con sé tutte le sue ricchezze. Pisone e Crasso sono morti. Valentiniano! Varrone. Valentiniano! Valentiniano, ma ascolti! Solo. Ma ascolti! Solo. Scrivi. Valentiniano, con il suo coraggio, da solo, ha salvato l'impero. Sei triste, Fabio? Che dici mai, Priscilla? No, sono tanto felice. Io, Fabio, non rimpiango nulla. Vorrei trascorrere tutto il resto della mia vita qui accanto a te, in questa pace. Fabio, Roma è in preda al panico. Valentiniano è impazzito. E i barbari si accaniscono contro la resistenza che oppone tuo padre. Io non so quanto potrà durare. Mio padre morrà combattendo, con la convinzione di aver avuto un figlio vile. Allora va. E che il cielo mi consenta di rivederti. Tuo padre resiste nell'ultimo castrum. Sarai costretto a forzare l'accerchiamento dei barbari. Ed è quasi impossibile. Uomini validi sono circa 200. Alcuni feriti, ma in condizioni di combattere. Non so se ho il diritto di sacrificarli. Non affaticarti, Ezio. Cerca di riposare.
sono il figlio del generale Ezio! Aprite la porta! Il suo cuore è debole. Sempre più debole. Ha perduto troppo sangue. Padre mio. Fabio, figlio mio, perché sei qui? Perché questo è il mio posto, vicino a te. Tutto è finito. I soldati... è inutile sacrificarli ancora. Con la notte parecchi potrebbero tentare di fuggire. Anche tu mettiti in salvo, Fabio. All'alba i barbari attaccheranno e Genserico non perdona i vinti. Su Roma domani sorgerà un'alba di sangue. Soldati di Roma. Ezio è morto. Chi vuol lasciare il castrum e salvarsi, può farlo. Chi vuol combattere, resti con me. Ma è bene che sappiate che non abbiamo nessuna speranza. Evviva Roma! Roma! Attacco! I barbari! Allarme!
l'uomo è mio! Vittorio! Ezio, dove sei? Vittorio! Esci fuori! Ti nascondi? Dove sei? Ezio! Dammi la gioia di ucciderti! Basta! Portatemi il prigioniero! Padre, ti chiedo di consegnarmi costui. È lui che mi ha strappato la figlia. Lascia stare. Farò tributare a tuo padre gli onori che spettano agli eroi. Tuo padre è stato un grande guerriero. Grazie, Genserico. Ti comporti da uomo d'onore. Ti ho chiesto di consegnarmi quest'uomo! E prenditelo! Se ti è cara la vita, dimmi dove hai nascosto Priscilla. Ah, non parli. Ti garantisco che troverò io il modo per farti parlare. Portatelo via! Gavinio, Priscilla! Gavinio! Ardenzio. I barbari hanno vinto. Fabio è vivo. È nelle mani di Vilfredo, che vuole sapere dove sei nascosta. Salvati, Priscilla! 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 Non hai sete, Romano? Non hai proprio sete? Perdi il tuo tempo, figlio mio. La sete fa dei brutti scherzi. Ho già visto della gente impazzire. E chissà che proprio al limite della follia non si decida a svelare il suo segreto. Eh? Portate dei ferri roventi! Lo farò parlare io. Non parlerà. Li ho visti morire sotto le torture. Non parlano. Mi serve vivo! Deve rivelarmi dove ha nascosto la mia donna! La tua donna? Le vostre donne puzzano di caprigno. Come tutti voi! Priscilla! Priscilla, perché? Sono venuta a proporti un patto, Vilfredo. Chi vince non scende mai a patti. Chi vince comanda. Io sarò la tua donna. Ma devi giurarmi di liberare Fabio. Taci, Priscilla. Ti scongiuro. Sono dei luridi barbari, non hanno onore. Allora? Te lo prometto, Priscilla. Non mi basta la tua promessa. Devi giurarmelo sulla tua spada che ti è sacra. Giuramelo. Giuro che farò ciò che chiedi. Padre, col tuo permesso, questa donna diventerà la mia sposa. Fra 3 giorni vi unirete in matrimonio davanti ai capi delle tribù sulla montagna dei Massi, secondo il rito del sangue.
Gli auspici ti sono infausti. Tu invecchi, anche alla vigilia dell'ultima battaglia. I tuoi auspici erano infausti. E io ho vinto. Oggi stesso, mio figlio Vilfredo sposa Priscilla, la figlia dell'imperatore di Roma. Per te ho pronta una sorpresa. Sposeremo nel simbolo della tua croce. Vieni, ne ho fatta preparare una molto grande. Alzate la croce! Barbari come voi non hanno parola, non hanno onore. Nel momento del rito, con le vostre frecce, spaccate il cuore a quell'uomo sulla croce. Voi sapete, i nostri dei amano il sacrificio del sangue. Sposaci subito con il rito del sangue. Bastardi!
Antioco. Priscilla, il cielo sia lodato, sei salva. Il barbaro è a Roma, Priscilla, portando morte e distruzione. Allora tutto è finito. È finito un mondo, Priscilla, ma Roma non morirà e da lei emanerà una nuova luce che brillerà in peritura. Preghiamo Dio, fratelli, perché questo sia vero.